Poco dovremmo esserci. Eccoci. Buonasera a tutti. Benvenuti al 110° evento, alla 110ª serata di Lodi Liberale, che ormai lungo tutto questo 2020, particolarmente difficile per mille motivi, diciamo, ha intensificato la sua attività. Eravamo abituati a un evento ogni 3 settimane e quest'anno abbiamo deciso, quando abbiamo ripreso in questa modalità, di fare un evento ogni settimana, per cercando di presentare un libro che potesse spiegare e diffondere il pensiero liberale nei vari aspetti, ecologico, filosofico, storico, economico, di costume e quant'altro. Fortunatamente è come dire, un lavoro costante che viene apprezzato, abbiamo una certa continuità e quest'anno abbiamo introdotto anche, sono certo che farà piacere al professor Cassese, un'iniziativa che ogni primo lunedì del mese presentiamo dei classici del pensiero liberale. Abbiamo cominciato con La libertà e la legge di Bruno Leoni, per passare poi a Tocqueville, La democrazia in America, Capitalismo e libertà, Milton Friedman, e Benjamin Constant, Conquista e usurpazione. E alla fine di questa serata, che chiuderà l'anno solare di Lodi Liberale, riprenderemo con un grande classico, il 4 gennaio, con Socialismo di Ludwig von Mises, insieme al professor Lorenzo Infantino, Nicola Iannello e Raimondo Cubeddu, perché crediamo che davvero ripartire dai classici sia un modo importante per, da una parte, conoscere il pensiero liberale, ma dall'altra per avere le armi per poter, intellettuali e di conoscenza per poter affrontare anche l'attualità ed essere, come dire, inseriti pienamente nel dibattito anche politico della nostra contemporaneità. Questa sera siamo particolarmente felici per una serata di questo tipo, perché il libro del professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, con un curriculum accademico lunghissimo e quindi che eviterò perché è piuttosto noto, eviterò di ricordare, e si onora della sua presenza per la prima volta a Lodi Liberale, presentando il suo volume Il Buon Governo, l'età dei doveri, che poi brevemente andrò a introdurre. Per la prima volta, quindi buonasera professor Cassese. Per la prima volta viene con noi anche il professor Maurizio Ferrera, professore di scienza politica all'Università degli Studi di Milano, insomma, grande firma del Noyer, Centro Einaudi, insomma, una persona, credo, come dire, particolarmente affine al pensiero che cerchiamo di diffondere. Quindi grazie, professor Ferrera, Grazie per a voi. essere venuto da noi. E il decano dei tre, di Lodi Liberale perlomeno, che è Lorenzo Castellani, perché appunto venne da noi ormai 3 anni fa a presentare il suo libro Il potere vuoto. Ciao Lorenzo, bentornato. Buonasera, grazie, è sempre un piacere ritrovarvi. E che nel frattempo, da giovane studioso, autore del libro, eccetera, adesso sei ricercatore di storia delle istituzioni politiche alla Luis Guido Calvi di Roma, e preannunciamo già, l'anno prossimo troveremo il modo di presentare il suo nuovo libro, L'ingranaggio del potere, che sta avendo un ottimo successo di critica, di presentazioni, e insomma credo che sia una firma che sta diventando anche un notissimo volto televisivo, quindi insomma siamo orgogliosi di averti coinvolto in tempi non sospetti, quindi bentornato. Il Grazie. libro perché è importante? Perché è un libro appunto scritto in una forma curiosa, innanzitutto, cioè una sotto forma di dialogo, quindi di domande e risposte che in qualche modo l'autore sotto vestiti si fa a se stesso, per cercare di articolare vari concetti. Io credo che è un bel mix tra una riflessione sull'attualità politica, chiaramente retrospettiva, perché non è strettamente collegato all'attualità per fisiologici motivi, e quindi si concentra principalmente diciamo, sul periodo del governo Conte 1 e in parte della prima parte del governo Conte 2, ma questo è solo e semplicemente lo spunto per riflettere sull'ABC delle istituzioni, sull'ABC di cos'è una repubblica parlamentare, sull'ABC di che cos'è in generale lo Stato, la politica e i vari come dire, ambiti in cui troppo spesso in maniera superficiale si articola il dibattito pubblico, dall'immigrazione ai conti pubblici all'Unione Europea e a quant'altro. Credo che sia un modo intelligente di affrontare tematiche, appunto, dall'alto della sua esperienza, competenza e autorevolezza del professor Cassese. Credo che chiunque di noi lo legge costantemente sul Corriere della Sera. Personalmente condivido ogni articolo che viene pubblicato sui social, perché sono pillole di saggezza in questo
periodo in cui, di cui ce n'è disperatamente bisogno. Senza arrivare, non c'è nel libro, ma poi magari credo che ci possa essere un inciso durante la serata, ad essere uno dei più autorevoli e precisi e credibili critici anche su questa esondazione dello strumento, passatemi l'espressione, dello strumento che è stato utilizzato fino all'ultimo atto, l'ultimo decreto, cioè quelli dei DPCM, con cui per affrontare una indubbia emergenza pandemica sanitaria in corso, forse qualche dubbio sull'utilizzo di questo strumento, diciamo che inizia a venire. Io ricordo, leggo costantemente gli allarmi, sempre in punta di diritto, sempre documentati, sempre col fioretto, ma molto fermi, che il professor Cassese fa, perché, come dire, in uno stato di diritto la forma è sostanza, e quindi quando si toccano determinati ambiti e quindi quando si va ad incidere su determinate libertà costituzionalmente garantite, bisogna essere come dire, molto molto precisi e puntuali nell'utilizzare gli strumenti adeguati. Non è questo il tema della serata, ma insomma è un inciso che magari ci piacerebbe sentire l'opinione del professor Cassese, che ricorda, ripeto, durante nel volume alcuni concetti, come dire, che noi diamo per scontati, ma non lo sono più, cioè che per esempio noi viviamo in una repubblica parlamentare e quindi gli elettori, i cittadini non eleggono il governo e quindi tutta questa storia per cui Conte 1, Conte 2, Renzi all'epoca non è stato eletto da nessuno, questa è una baggianata grande come una casa, perché una repubblica parlamentare evidentemente giova ricordarlo. Gli elettori, i cittadini eleggono i parlamentari, i quali danno la fiducia al governo. E non direttamente perché non viviamo, personalmente sarei sono un presidenzialista convinto, un autore di un altro tipo di sistema, ma finché vige questo è del tutto legittimo che ci siano delle coalizioni formate all'interno del Parlamento. Oltre a sottolineare esattamente l'opposto, cioè che non è che il fatto di essere stati eletti di per sé giustifica qualunque tipo di intervento, di potere, di azione, di decisione, ma come dire, non si diventa unti dal Signore semplicemente perché si è passati da una elezione amministrativa o politica, ma semplicemente la democrazia non è questo, è anche questo, chiaramente le elezioni sono una parte fondamentale, ma in una democrazia, a maggior ragione, una democrazia liberale, contano molte altre cose, il sistema di pesi e contrappesi, la separazione dei poteri, i controlli vari e insomma gli organi anche di controllo costituzionale. Quindi spesso in questo periodo che non dura solo adesso, non è solo come dire caratterizzato da questo periodo, ma insomma è un po' di anni, è come se quando ci sono delle decisioni che vengono discusse, che possono essere tacciate di presunta incostituzionalità, oltre che di banale di discutibilità, la risposta spesso è da parte di chi le prende, se volete commentarle fatevi eleggere. La banca centrale, se sostanzialmente esprime un parere, si faccia eleggere e quant'altro, no? E quindi credo che ritornare all'ABC, a inquadrare bene gli elementi del dibattito pubblico nell'ambito di un breve corso di diritto costituzionale giornalistico, mi passi questa espressione, credo che non possa che far bene a chi lo legge e spero a chi ascolta e che ha la pazienza di seguirci questa sera. Quindi davvero io non voglio sottrarre tempo al dibattito, ma consiglio assolutamente a tutti la lettura di questo e degli altri libri del professor Cassese, perché, ripeto, ci aiutano a fornire gli strumenti con cui interpretare il dibattito pubblico con delle ferme prese di posizione, perché il professor Cassese ha il dono della chiarezza delle posizioni, non è che siccome è un come dire, penso che si possa tranquillamente definire un gran commis nel senso nobile del termine. Questo presuppone che ci debba essere una sorta di imparzialità nel giudizio, no? Una impossibilità di prendere posizione anche ferma. Tutt'altro, il professor Cassese ci ha sempre abituato a giudizi netti, ma non animati da spirito di fazione, ma appunto dalla scienza, se così si può dire, giuridica di cui è in possesso e di cui viene fatto ampio sfoggio in questo libro, che peraltro è leggibilissimo e questa è una dote che non tutti hanno. Quindi, ringraziando nuovamente il professor Cassese, cedo volentieri a lui la parola. Grazie. Perché ho
scritto i contributi che sono raccolti in questo libro, quali sono i temi protagonisti di questo libro, quali ne sono le finalità e infine perché ho scelto questo titolo. Queste sono le quattro domande alle quali tenterò brevemente di dare una risposta. Perché le riflessioni raccolte in questo libro? Ma perché secondo me bisognava rispondere a una domanda che è che cosa è cambiato verso la fine del ventennio, del primo ventennio di questo secolo che stiamo vivendo? C'è una nuova cesura rispetto alle cesure che abbiamo già sperimentato nella storia repubblicana? Provo un momento a mettere in prospettiva questa domanda. E per metterla in prospettiva bisogna ricordarsi che noi abbiamo avuto un cinquantennio, diciamo 46-94 per semplificare, e nella quale l'Italia è stata quella che un mio collega allora a Princeton, che adesso insegna in California, chiamava una uncommon democracy, una democrazia fuori dal comune, come d'altra parte quella giapponese, cioè che era dominata da un partito che era stato sempre al potere, il perno del potere. Una democrazia in questo periodo che è stata caratterizzata da una forte presenza dei partiti, si lamentava la partitocrazia, ma i partiti erano qualcosa di molto robusto nella società, cioè insomma, diciamo, nei primi decenni di storia repubblicana il numero degli iscritti ai tre principali partiti veleggiava intorno ai 4 milioni e gli italiani a quell'epoca erano almeno di 10 milioni di meno. Quindi potete immaginare quale partecipazione vi era in questi partiti che erano delle vere e proprie organizzazioni sociali. E poi c'era un elemento molto importante, questa continuità di regime in presenza di una discontinuità dei governi, no? I governi cambiavano continuamente, ma c'era un sottile filo rosso che univa tutti questi governi. E poi il fatto che vi è stata una lenta crescita di una parte di quelle istituzioni che noi chiamiamo le istituzioni del benessere. Menziono soltanto il 62, la scuola media unica, il 69, cioè la pensione sociale, no? Che poi cambierà nome, ma che costituisce un elemento importante del sistema di protezione sociale, e il 78 con l'istituzione del servizio sanitario nazionale. Questo aggettivo nazionale è stato tanto dimenticato in quest'anno che stiamo vivendo. Ora, tutto questo con il 94 cambia e cambiano fondamentalmente i protagonisti, cioè escono di scena i tre protagonisti principali, i tre partiti principali che erano stati protagonisti della fase precedente. E si apre un maggioritario timido e una timida alternanza. E quindi l'Italia non è più una democrazia fuori dal comune, nel senso che è una democrazia nella quale c'è un'alternanza al potere in modo timido, così come timido era quell'accenno di maggioritario. La domanda è, ma con le elezioni politiche del 2018 si è aperta una nuova fase e probabilmente ci sono degli elementi di questa nuova fase. Uno è costituito dal fatto che i partiti diventano delle strutture liquide, anzi diventano delle non strutture, perché io richiamo sempre l'attenzione di tutti gli osservatori il fatto che c'è una sola forza politica che ad opera ancora nella la propria denominazione in Parlamento la parola partito, che persino la parola partito è rifiutata dalle forze politiche che sono presenti in Parlamento. Per cui ci sono delle parti, ma non ci sono dei partiti. Partiti sostanzialmente come organizzazione sociale sono scomparsi,
sono solamente un'organizzazione statale. Tanto per intenderci, oggi, secondo le stime correnti, il numero degli iscritti ai partiti, essendo gli italiani 10 milioni in più rispetto agli primi decenni di storia repubblicana, il numero di iscritti ai partiti è un ottavo del numero degli iscritti ai partiti dei primi decenni, ai soli tre principali partiti dei primi decenni della storia repubblicana. E quindi naturalmente si afferma che cosa? Delle forze politiche che sono semplicemente dei seguiti elettorali di un leader, e qui quindi interviene quel fenomeno che viene chiamato leaderismo, verticalizzazione del potere e così via, e quindi non ci sono più le sezioni, non c'è ancora il partito digitale su cui è uscito un libro recentemente, ma comunque non ci sono più le sezioni, non c'è più la struttura organizzativa, il sistema di promozione, il sistema di reclutamento, il sistema di formazione, perché i partiti erano tutto questo, insomma, al di là della scuola delle frattocchie, per intenderci, mi ricordate il Partito Comunista Italiano, però c'era, diciamo, il partito era uno strumento di selezione, promozione, reclutamento, formazione e poi per organizzare una carriera dentro alle istituzioni. E tutto questo è venuto a mancare. Ecco, e poiché io mi sono posto questa domanda, questo libro ha queste due caratteristiche. Da un lato, come dire, una riflessione su questi due anni che abbiamo trascorso, insomma, fino alla pandemia. Dall'altro, è un tentativo di rivisitare tutto quello che è accaduto. Io, infatti, come noterà chiunque abbia letto o voglia leggere questo libro, io infatti prima di scrivere questo libro ho fatto un'attenta lettura di tutti i libri di memorie, di diari, di interviste scritti o recitati a giornalisti che intervistavano da uomini di governo, da De Gasperi a Fanfani a Rumor, a Nenni, ecco. Ne ho fatto addirittura un registro in preparazione di questo libro, sapendo che questo accadeva. La facoltà di lettere dell'Università di Roma, La Sapienza, mi chiese di fare una lezione che ho fatto proprio su come si comprende la storia italiana dalla testimonianza dei protagonisti, che è importante, insomma, diciamo, perché contrariamente a quello che si dice, molti uomini politici hanno scritto libri, appunto, diari, memorie, o sono stati raccolti dati di tipo memorialistico su queste persone. Questo proprio per mettere, come dire, in prospettiva un po' questa storia. E qui passo quindi ai temi protagonisti di questa fase, come dire, nuova che si apre. E il primo tema protagonista di questa fase è il sovranismo. Ora, pensate adesso al sovranismo e pensate a questa frase che si legge nella Costituzione italiana, che l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e quindi per esempio alle norme sui rifugiati. No? Pensate a quanto sono lontane le posizioni dei cosiddetti sovranisti rispetto ad un'affermazione che sostanzialmente è una porta girevole, no? Perché si conforma vuol dire che recepisce le norme del diritto internazionale, cioè norme poste non da un ordinamento nazionale ma da altri ordinamenti generalmente riconosciute. Pensate, non so, a una concezione di tipo anglosassone del diritto, di un diritto che si forma continuamente. Ecco, oppure pensate sempre allo stesso articolo in cui si dice che lo straniero ha diritto di asilo
lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Che densità di pensiero antisovranista che c'è in questa norma. Innanzitutto è una norma che parla non di libertà, ma di libertà democratica, quindi mette insieme due cose che qualcuno nega che possano andare insieme, che democrazie illiberali. E poi richiede all'autorità dello Stato di fare un'attività di comparazione giuridica tra quello che nel suo paese è garantito a lui in termini di libertà democratiche e quello che lo Stato italiano garantisce ai suoi cittadini in termini di libertà democratiche. E quando questo porti ad uno sbilanciamento a sfavore dello straniero, si dice che lo straniero ha diritto di asilo in Italia. Ecco, insomma, norme di questo tipo vi fanno capire la distanza abissale che c'è tra le affermazioni cosiddette sovraniste e questa tradizione italiana. Non è che in Italia non abbiamo avuto una tradizione nazionalista. Il nazionalismo confluì col fascismo, no? Poi insomma, Rocco veniva dalla tradizione nazionalistica, il ministro della giustizia di Mussolini, il primo ministro della giustizia di Mussolini, l'autore delle leggi sul governo, sui poteri dell'esecutivo, sul potere di decretazione dell'esecutivo e così via, anche quello andrebbe rivisto a comparazione con certi DPCM di oggi. Secondo protagonista nuovo è l'antieuropeismo. L'Italia è stata dominata da quella che con una bella espressione uno studioso, credo inglese, ha chiamato il rifiuto delle ecatombi. Non ci dimentichiamo che solo nel teatro europeo la prima e la seconda guerra mondiale hanno prodotto 60 milioni di morti, che è scomparsa un'innazione grande quanto l'Italia o quanto la Francia, e che il numero dei feriti è stato tre volte tanto, per non parlare delle distruzioni materiali. Ebbene, diciamo, quando De Gasperi parlava del vincolo esterno e pensava fondamentalmente alla NATO, o quando Carli parlava del vincolo esterno e pensava fondamentalmente all'Unione Europea, e loro pensavano proprio in termini di autovincolarsi per assicurare, come dire, la virtù ad un paese che non era virtuoso e che legandosi ad altri paesi poteva essere messo, come dire, sotto l'occhio vigile del comportamento di altri paesi. E questo naturalmente è una delle cose che invece contro la quale si rivoltano molte forze politiche italiane. Poi c'è un terzo elemento che però sfugge per lo più agli osservatori, che io chiamerei corporativismo in salsa populista, perché, e qui ci aiutano le famose analisi di Bagehot, no, quando lui distingue tra l'elemento theatrical e l'elemento efficient della Costituzione inglese, o le osservazioni di Pizzorno, che ha fatto anche lui quella distinzione tra palcoscenico e dietro le quinte, no, nei suoi lavori sul sistema politico italiano. E cioè, se voi leggete le dichiarazioni dei maggiori uomini politici, notate che c'è un forte elemento del populismo. Ma dato che quegli uomini politici siedono in Parlamento e producono poi, oltre che parole, producono anche provvedimenti, leggiamo i provvedimenti. Io che li leggo, quasi tutti, e infatti mi fanno star male, e noto che sono strapieni di regali corporativi. Ogni norma di tutti i decreti, legge, e ora vedrete gli emendamenti che si possono già leggere, gli emendamenti alla legge di bilancio, porta una chiara etichetta di una piccola corporazione, di un piccolo gruppo. Quindi questo è corporativismo in salsa populistica, mentre noi conoscevamo invece un altro corporativismo, che era quello clientelare, che era
molto diverso rispetto a questo attuale. E poi c'è l'ultimo elemento che è il rifiuto delle élite definite casta in un libro un po' infelice e che si contrappone alla tradizione, se pensate, i notabili della Democrazia Cristiana, no? O pensate alla sinistra indipendente, che era un modo razionalizzato da parte del Partito Comunista di portare in Parlamento delle persone che non erano comuniste, ma che avevano, come dire, facevano parte degli esperti, degli intellettuali, dei professori e così via. Ecco, io penso che questo costituisca un forte cambiamento, oppure pensate, scusate, anche a Berlusconi, pensate ai primi ministri di Berlusconi, Giuliano Urbani e Antonio Martino, insomma, ecco. Il modo di valorizzare l'élite è invece la critica dell'élite. Io ho detto che avrei detto una parola sul fine di questo libro. Io in questo libro, che è un libro un po' sconsolato, volevo anche però consentire di nutrire delle speranze. Quindi in questo libro in realtà ci sono diverse pagine che aiutano a pensare all'Italia come un paese che si riscopre, per così dire. È un paese che tutto sommato ha delle condizioni ragionevoli di benessere e che quindi, diciamo, non svolge solamente, cioè che in questo libro non svolgo soltanto delle critiche, ma dico anche quali che possono essere stati gli aspetti positivi di un andamento molto zigzagante di tutte le classi politiche. E infine, diciamo, lo stile e il titolo, lo stile di dialoghi con domande, risposte, obiezioni, repliche e così via. Diciamo, l'ho prescelto perché mi consentiva di disarticolare meglio il discorso, perché nessuno di noi è pronto a fare un'analisi di questo periodo della storia repubblicana. Non abbiamo tra l'altro moltissimi elementi che trarremo un giorno dagli archivi, che non sono tutti accessibili. Pensate che noi non conosciamo quasi nulla dell'organo che governa il paese, il Consiglio dei Ministri. Conosciamo gli atti del Consiglio dei Ministri, non ricordo se fino al terzo o al quarto governo De Gasperi, che sono stati pubblicati come documenti d'archivio, ma poi dell'attività di quello che sarebbe l'organo più importante del nostro paese, il governo, noi non sappiamo quasi nulla. Conosciamo gli scarni comunicati stampa, gli atti vengono ritenuti riservati. E vi posso testimoniare io ho fatto parte del governo durante il governo Ciampi, io non ho mai letto un verbale del Consiglio dei Ministri del quale ho fatto parte, va bene? Non l'ho mai letto perché persino i membri del Consiglio dei Ministri non li conoscono, questi verbali. Ecco, e il sottotitolo, e quindi il buon governo, come dire, che il titolo è un po' un'aspirazione, e il sottotitolo riguarda i doveri, perché ho ripreso qui una frase che mi è stato detto ed è stato scritto, veniva ripetuta da uno dei maggiori studiosi italiani di filosofia e diritto e di scienza politica, che avendo scritto un lavoro sull'età dei diritti diceva in età avanzata che avrebbe scritto volentieri adesso un libro sull'età dei doveri. E perché diritti e doveri vanno necessariamente insieme. Se io ho un diritto alla salute, e c'è scritto nella Costituzione, e dall'altra parte c'è un'obbligazione tributaria che va garantita, il cui rispetto va garantito, perché sennò il mio diritto alla salute non si potrà realizzare, perché non ci sono gli ospedali, non ci sono i medici e così via. E lo stesso possiamo dire per i diritti di libertà, la libertà di pensiero. Beh, la libertà di manifestazione del pensiero, il free speech, come dicono gli americani, c'è nella misura in cui c'è un divieto per l'amministrazione di esercitare la censura. Ma se c'è la censura, evidentemente non c'è la libertà di manifestazione del pensiero.
Ed è questa parola doveri che è particolarmente importante. E io ricordo la lettura di 2 o 3 anni fa, quando è uscito un libro di un bravissimo storico italiano, Adriano Prosperi, su Lutero, in cui lui fa notare una cosa che è molto importante, il concetto di Beruf, il concetto tedesco di Beruf. Beruf vuol dire compito, vuol dire funzione. Max Weber ha scritto Politik als Beruf e anche Wissenschaft als Beruf, ma dice Adriano Prosperi, in realtà viene da vocazione, va bene? Ecco, noi purtroppo lo dimentichiamo questo, e io vorrei leggervi, per terminare, perché sto per terminare in un secondo, vorrei leggervi la seconda parte dell'articolo 4 della Costituzione, per ricordare, perché noi spesso dimentichiamo queste righe che sono state scritte tra il 47, tra il 46 e il 47, dopo aver detto che c'è un diritto al lavoro che viene riconosciuto dalla Repubblica a tutti i cittadini, c'è scritto: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione, notate bene, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Ecco, io questo, come dire, è una bella frase che io metterei in cima ai pensieri, agli scritti, alle parole di quelli che si sono battuti per quota 100, insomma, no? E la pensione come liberazione, no? Ecco, quelle persone che stanno in pensione non si sottraggono a questo dovere di concorrere con un'attività o una funzione a loro scelta, naturalmente, al progresso materiale o spirituale della società. Questa è una cosa che spesso dimentichiamo e io penso che vada ricordata e ricordata e ricordata, perché se no ricordiamo soltanto i nostri diritti e non invece le nostre funzioni, il nostro beruf, il nostro compito, la nostra vocazione. E io così ho finito. Grazie professor Cassese, magari poi ci concentreremo anche su eventuali anche punti di, come dire, di critica, eccetera. Ovviamente un liberale sicuramente non è come dire, molto attratto da questo tipo di articolo né da questo comma, nel senso che tendenzialmente questo presuppone che molto semplicemente un rentier o uno che decide di vivere per strada solo dovrebbe essere in qualche modo espulso dal consesso civile perché non svolge nessun tipo di attività o funzione. Quindi credo che gli articoli della Costituzione, che forse non è la più bella del mondo, ma la prima parte, molti articoli ci sono, ecco, dal punto di vista liberale non avrei scelto proprio questo, se mi permette, ma insomma ne capisco la funzione, ma non ne condivido il contenuto. E peraltro mi permetto di sottolineare anche un'altra piccola come dire, divergenza, perché io sono d'accordo che è importante il ruolo dei partiti in una democrazia liberale, ma non credo che uno degli elementi fondamentali per caratterizzare la vitalità o come dire, la salute sia quello dell'iscrizione dei partiti. Questo mi collego probabilmente all'ultimo classico che abbiamo presentato. Questa forse è più caratterizzabile come libertà degli antichi piuttosto che quella dei moderni. Quindi non credo che questo possa essere un elemento importante che fa una evoluzione di una democrazia, di una repubblica e anche di uno stato di confronto. E mi piace, perché ho letto con gusto molti riferimenti alla memorialistica dei politici o come dire, di tutti i statisti o meno, uomini politici, non tutti sono statisti, insomma noi siamo particolarmente legati evidentemente allo scrittorio del presidente, se dovessi citarne uno, di Luigi Einaudi, che è stato, come dire, per quanto mi e ci riguarda, il miglior presidente della Repubblica che abbia mai avuto da tanti punti di vista. Cedo però volentieri la parola al professor Ferrera per il suo intervento. Grazie. Avevo capito che c'era prima Castellani, ma vado volentieri io. Per me è uguale. Prego, prego, va bene. Grazie. Grazie per questo invito che mi ha dato la possibilità di
di rileggere o di leggere ex novo questa forma delle domande e delle risposte, gli scritti di Sabino Cassese, e come ha già detto Maggi, il libro è scritto davvero con una limpida chiarezza ed è naturalmente e soprattutto forse ricchissimo di spunti interpretativi e anche propositivi. Veramente complimenti, un bellissimo libro. Allora, io avrei alcune osservazioni da fare, poi alla fine vorrei arrivare anche a un tema un pochino più di attualità sul quale mi piacerebbe avere il parere del professor Cassese, e cioè buon governo e transizione dalla prima alla seconda Repubblica. Giustamente la principale e più visibile discontinuità è stata il declino dei partiti, sotto tutti i punti di vista, però c'è un elemento del nostro sistema che invece ha continuato a persistere, cioè la pubblica amministrazione. Quasi, come dire, intonsa, almeno sicuramente nella sua mentalità, nella sua forma mentis. E vorrei inquadrare il tema della pubblica amministrazione, di cui si sta parlando moltissimo in queste settimane, perché c'è una grossa sfida, quella di come poter sfruttare un ingente finanziamento europeo per modernizzare l'Italia, e tutti temono, comunque molti temono, che la nostra pubblica amministrazione non sia in grado, non abbia le capacità per diciamo, fornire a questo progetto, che pure ancora è abbastanza vago e nebuloso, le gambe per camminare. In un dibattito televisivo di qualche settimana fa ho sentito un alto funzionario dello Stato dire, siccome si stava parlando dell'inefficienza della pubblica amministrazione: ma guardate che l'amministrazione applica quello che dice la legge. Questo è il suo primo e unico dovere. Allora, è chiaro che sul piano generale la posizione non fa una piega, perché è perfettamente in linea con i principi dello Stato di diritto, il quale, a proposito di pensiero liberale, è stata e tuttora è una delle costruzioni più preziose del costituzionalismo liberale. E infatti la applicazione delle leggi da parte di amministrazioni pubbliche che sono separate e relativamente autonome rispetto alla sfera politica è uno dei criteri del buon governo. Tant'è vero che nei ranking internazionali che misurano la qualità di una democrazia, la cosiddetta rule of law, che in italiano chiamiamo Stato di diritto, sta ai primissimi posti. Tuttavia, l'applicazione delle leggi, quindi diciamo the rule of law, il governo della legge, è solo uno dei due criteri del buon governo, perché l'altro criterio ha a che fare con le realizzazioni, cioè buon governo come governo da parte di buoni governanti. E l'intreccio fra queste due, diciamo, nozioni, il buon governo come rule of law, come governo della legge, e il buon governo come governo di buoni governanti, debbono essere intrecciate l'una con l'altra. Sono, come dire, si bilanciano in maniera reciproca,
nessuno dei due regge da solo, si regge da solo, perché i buoni governanti, se non sono in qualche modo contenuti o inquadrati, la loro azione non è inquadrata in un sistema di rispetto delle garanzie liberali e dei criteri di imparzialità, soprattutto nei confronti del trattamento dei cittadini, possono benissimo decidere loro che cosa è buono e poi trasformarsi, diciamo, in autocrati. D'altra parte, però, il governo della legge, se non si occupa delle proprie realizzazioni, rischia di irrigidirsi in quella che Max Weber chiamava la gabbia di acciaio, e cioè un involucro, un guscio che imbriglia la società e tutti i comportamenti individuali in una, diciamo, rete di formalismo. Max Weber apprezza la razionalità formale e ha storicamente promosso la trasformazione dello Stato in un'impresa burocratica, ma la razionalità formale è solo un tipo di razionalità, perché c'è anche la razionalità etica, che ha a che fare con la scelta dei valori, e la razionalità strumentale, che ha a che fare con la calibrazione degli strumenti agli obiettivi. Allora, pensiamo, riferendoci a questa seconda dimensione, a un'altra, diciamo, controversia che è scoppiata nelle ultime settimane. Adesso su questo poi mi piacerebbe sentire il professor Cassese, no? E cioè la polemica intorno alla proposta del governo di istituire una task force cosiddetta per la gestione e il coordinamento del cosiddetto piano di ripresa e di resilienza. Preciso che l'istituzione di questo, di un organismo di coordinamento unico, è previsto dai regolamenti europei, cioè dobbiamo per forza farlo, perché altrimenti l'Europa non ci dà i soldi. Allora, la critica che è stata fatta da molte parti è che questa task force, la critica più benevola è che questa task force avrebbe duplicato le funzioni, sarebbe costata molti soldi, però in realtà sotto sotto, e qualche politico lo ha anche espresso in maniera aperta, dice: ma noi abbiamo già le strutture dello Stato, le strutture dei ministeri, per esempio. E che bisogno c'è di aggirarle con una struttura nuova, peraltro, che alla quale si conferirebbero in alcuni casi, perché poi la norma che io ho letto è molto molto timida in realtà, dei poteri sostitutivi. E allora qui arriviamo all'eccesso opposto, no? E cioè, di nuovo, come si fa a non sapere che la pubblica amministrazione italiana ha delle bassissime capacità di azione e soprattutto bassissime capacità di gestione delle politiche, perché le politiche pubbliche sono dei corsi di azione molto complessi, di cui, per le quali il provvedimento normativo, legislativo, è soltanto una piccola parte, no? Bisogna avere tante competenze diverse, oltre a quelle giuridico-amministrative, per realizzare una politica pubblica. Quindi possiamo riassumere: lo Stato di diritto, governo della legge, è cieco e muto in quanto tale rispetto alle realizzazioni concrete, proprio perché unicamente ispirato da razionalità formale. Mentre, se vogliamo anche richiamare comunque questo rischio, i buoni governanti non sono necessariamente attenti alle garanzie liberali e
Quindi c'è sempre il rischio di una discrezionalità non disciplinata. Allora, come si può intrecciare questi due aspetti del buon governo? Non esiste un foglio di istruzioni, purtroppo, ma esiste solo, almeno per le persone ragionevoli, come direbbe Rawls, esiste soltanto la ricetta liberale del piecemeal engineering, e cioè del procedere per prove ed errori. Il problema del caso italiano è che di prove, soprattutto nella sfera amministrativa, non se ne fanno molte. Si tende a replicare nel tempo le consuetudini, le pratiche vigenti. Si fanno molti errori e soprattutto si persevera nell'errore. Io ricordo che quando il governo ha approvato il primo decreto, stava per approvare il primo decreto ristori, che resuscitava la famosa cassa integrazione in deroga, io scrissi un corsivo su Corriere della Sera dicendo: benissimo, estendiamo la cassa integrazione, ma per favore non utilizziamo lo stesso metodo, le stesse procedure utilizzate qualche anno fa, quando appunto si istituì per la prima volta la cassa integrazione in deroga, perché era un edificio talmente complesso dal punto di vista dei passi, no? Delle procedure, che già all'epoca passavano i mesi e i poveri cassi integrati non ricevevano il loro sussidio. È successo esattamente la stessa cosa. Cioè a nessuno è venuto in mente di, come dire, riflettere su come quelle procedure lì, provate 2 o 3 anni fa, avevano funzionato, e correggere l'errore. No, perseverazione. Allora, il funzionario che ha detto l'amministrazione non fa che applicare le leggi ha anche implicitamente suggerito, non credo volontariamente, implicitamente suggerito questo: se noi non funzioniamo, se l'amministrazione pubblica non funziona, prendetevela con chi fa le leggi. E da un certo punto di vista, e io immagino, perché l'ha detto prima, che Sabino Cassese sia d'accordo, il punto di partenza è proprio il processo legislativo. Cattive leggi, leggi che non sono state precedute da esercizi di diagnosi, no? Capaci di identificare i problemi, le possibili soluzioni. Per esempio, una cosa che nessuno mai fa, nel processo di adozione di proposte, poi di adozione delle leggi, è chiedersi come fanno gli altri paesi, no? Si reinventa continuamente la ruota. Basterebbe, come dire, guardare un po' anche solo ai documenti o ai siti web dell'Unione Europea, no? Per trarre delle ispirazioni, come dire, fruttuosissime. Oppure istituire, come in altri paesi, degli istituti, dei centri, magari sempre facenti parte della pubblica amministrazione, ma esterni o comunque indipendenti, che possono fare loro svolgere loro questo esercizio di diagnosi, di valutazione, di monitoraggio e quindi di proposta. Sabino Cassese si ricorderà, perché ci siamo incontrati lì una delle ultime volte, l'esperienza dell'INPDAP, non l'INPDAP, l'Istituto per le Politiche Pubbliche, l'ex ISPOL, che era stato trasformato dal ministro, non mi ricordo più come si chiama, ministro del lavoro del governo Renzi, era stato trasformato in Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Il direttore nominato era un mio allievo e lui andò lì con questa filosofia, cioè questo deve diventare un centro, chiaro, non lo diventerà domani mattina, ma imbocchiamo un percorso. La prima cosa che fece è commissionò una ricerca per vedere come istituti analoghi funzionavano in altri paesi.
il ruolo che essi avevano per preparare le decisioni politiche e soprattutto i provvedimenti legislativi. Non è successo niente. Cioè, praticamente questa l'esperienza del mio allievo si è conclusa qualche mese fa, praticamente molta parte del suo tempo è stata utilizzata a gestire il problema di come sistemare 400 precari che facevano parte del vecchio ISFOL e che rischiavano di essere o trasferiti o licenziati. Quindi cattive leggi, leggi incomplete. Incomplete perché? Perché quasi tutte necessitano di molti provvedimenti attuativi. Ho appena letto un saggio sulla rivista, una rivista di amministrazione pubblica comparata, Public Administration Review, che analizza la, diciamo, la percentuale di decreti di provvedimenti attuativi media per ciascun provvedimento in alcuni paesi europei. Beh, ma l'Italia, a proposito di uncommon democracy, altro che uncommon, cioè una anomalia davvero vistosissima. Chiaro, i provvedimenti attuativi servono per mettere in moto l'amministrazione. Però siccome le leggi sono fatte male e, come ho detto, sono incomplete non solo per la mancanza di provvedimenti attuativi, ma a volte anche perché non sono chiari i nessi interni. Del resto, quante volte l'ha detto Sabino Cassese, un cittadino normale non riesce a leggere un testo legislativo perché è un linguaggio incomprensibile, no? Pieno di rimandi ad altre leggi. È chiaro che se si fanno così le leggi, poi è molto facile anche sbagliare. Ecco, allora, questa incompletezza dei provvedimenti legislativi fanno sì non solo che si verifichino dei ritardi giganteschi nell'attuazione, anzi, molte leggi non vengono proprio attuate. Io credo che molti dei provvedimenti adottati a suo tempo dal governo Monti non siano mai stati adottati. Il Sole 24 Ore ogni tanto pubblica queste tabelle sul grado di attuazione dei provvedimenti legislativi. Ce ne sono, va sicuro, molte che risalgono ancora al governo Monti, probabilmente anche a governi precedenti. Ma la cosa peggiore è questa. Innanzitutto, nei provvedimenti attuativi vengono spesso infilate quelle, le chiama Cassese, norme interstiziali, e cioè delle piccole aggiunte che vanno a vantaggio di questa o di quella corporazione, ma poi lasciano spazio a un certo grado di discrezione, non la discrezione virtuosa di Guicciardini. Il libro del professore si apre con una citazione da Guicciardini, in cui, adesso riassumo, siccome le cose del mondo sono varie e complesse, per decidere bisogna tener conto delle circostanze e quindi usare una discrezione, che vuol dire calibrare la decisione, l'applicazione alle circostanze, giusto appunto. Da noi invece il carattere incompleto del provvedimento legislativo o, come ho appena detto, perpetua l'immobilismo perché non succede niente, oppure scatena un domino regolativo e interpretativo che non si ferma fino a quando non è stata emanata l'ultima circolare interpretativa, la quale poi magari viene reinterpretata qualche mese dopo. E questa interpretazione non è calibrata sulle circostanze, ma è una deduzione formale, almeno così in genere è, rispetto al coacervo di norme previgenti. Io ho letto delle circolari recentemente su temi universitari che sono tremende, perché
non si capisce se chi le redige tiene a mente o ha mantenuto contezza dell'obiettivo che la legge o il provvedimento si è proposto. Perché alla fine la proposta interpretativa è tutta ed esclusivamente basata sul desiderio e forse anche sulla paura di non conformarsi a ciò che è già normato. A tal punto che, come spesso mi fanno notare i miei colleghi stranieri, la logica della soluzione dei problemi è così sacrificata in questo paese che paradossalmente c'è una sorta di rovesciamento del principio liberale secondo cui tutto ciò che non è vietato è permesso. Per cui applicazione della legge da parte della nostra amministrazione, ma fino ai rami bassi, perché il problema non sono solo i rami alti, sono anche un funzionario di medio livello di un'università che deve decidere se il verbale per una commissione di concorso è stato fatto secondo i crismi, no? Ecco. Per cui non si può fare nulla che non sia previsto. A me è stato proibito in un concorso di reclutamento di un ricercatore universitario di considerare come titolo il fatto che la candidata avesse una idoneità, un'abilitazione scientifica per essere associato. Cioè c'era la possibilità di dare dei punti per titoli aggiuntivi, ma questa non era prevista. E quindi io non ho potuto tenerne conto. Volevo dimettermi, poi il rettore dell'università che aveva bandito il concorso mi ha detto: senti, guarda, finiamolo perché ci sono dei bravi candidati e vogliamo chiudere. E io, per come dire, misericordia, non ho fatto la battaglia, ma era veramente una cosa che non stava né in cielo né in terra. Ma poi non è finita qui, perché dopo questo delirio regolativo inizia il ruolo o comincia l'azione della magistratura amministrativa. Non so se sapete, ma il concorso per l'ammissione alle scuole di specialità mediche in quest'anno del Covid, già bandito in ritardo, quindi svolto a metà di settembre, sono stati fatti 5 ricorsi successivi, per cui la graduatoria non è ancora stata pubblicata. Eppure i medici specializzandi dovrebbero prendere servizio entro il 31 dicembre. Una delle cose che ritarda è anche il fatto che il Consiglio di Stato ci mette 4 settimane per scrivere una sentenza. Capito? Cioè, di nuovo, è questa logica del io guardo a quello che devo fare io applico seguendo le mie abitudini, consuetudini, ciò che devo fare io, arrivare alla sentenza. Siccome però ce ne ho anche tante altre da fare, magari seguo un ordine temporale, no, non sapendo che in questo modo si boccia l'inizio della formazione specialistica a 14.000 medici. Professor Ferrera, mi tocca il compito ingrato di chiederle. Grazie. Ho finito. Allora, ci sono anche delle belle pagine che il professor Cassese dedica alla meritocrazia, no? E alla allo scostamento che nel nostro sistema, soprattutto il sistema di reclutamento della pubblica amministrazione, ha rispetto ai criteri meritocratici. Mi fa un po' ridere perché in America adesso c'è tutto un movimento che si è scagliato contro la meritocrazia, no? La tirannia del merito, questo libro di Sandel che ha fatto le prime pagine dei giornali. Beh, io mi piacerebbe invitare Sandel a fare venire in Italia e a spiegargli come funzionano i famosi scorrimenti fra gli idonei di cui parla Sabino. Ecco. Chiudo con una domanda al professor Cassese, perché lui a un certo punto in 4 righe riassume quella che a suo modo di vedere potrebbe essere la via d'uscita. Meno ANAC e più ingegneri.
Sostituire la cultura del sospetto con la cultura del merito e dell'esperienza. Assicurare all'amministrazione la fiducia dei cittadini, ai quali far vedere i risultati. Sono rimedi semplici. Ecco Sabino, in tutto il libro quest'ultima frase è quella su cui non sono d'accordo. Perché certo i rimedi sono semplici, ma come li si fa a introdurre in un sistema che è schierato, diciamo, a difesa con gli scudi delle proprie posizioni? Perché sono loro, è il Parlamento e poi gli alti ranghi dell'amministrazione che debbono modificare le procedure dei concorsi, eccetera, eccetera. Tant'è vero che molte, quasi tutte le riforme, delle cosiddette progetti di riforma della pubblica amministrazione hanno partorito soltanto dei topolini. Come facciamo a essere più realisti su questo terreno per quanto riguarda in particolare questa sfida enorme che è il piano di ripresa e di resilienza? Grazie professor Ferrero, mentre l'ascoltavo sono pienamente d'accordo su quest'ultima parte, nel senso che mentre l'ascoltavo mi veniva in mente vast program più che, più che cose particolarmente semplici. Io prima di cedere la parola a Lorenzo Castellani, insomma, spiego anche perché siamo particolarmente legati al titolo di questo volume. Il primo motivo è molto semplice, l'ho ripreso, era il motivo per cui avevo staccato la telecamera. Questo è un saggio, è una raccolta di saggi del 94, credo, che si chiamava Il Buon Governo, curato da Giuliano Urbani, in cui probabilmente rileggere oggi il capitolo di Antonio Martino, La via costituzionale al risanamento, credo che potrebbe essere una sana lettura per i nostri governanti. Il secondo motivo è biecamente personale, nel senso che io nel mio ufficio in comune conservo alle mie spalle, regalato da un mio amico, una riproduzione piccola dell'affresco del Buon Governo di Lorenzetti, e quindi anche questo è un collegamento che credo sia importante. Siccome Lorenzo Castellani è ricercatore in storia delle istituzioni politiche alla LUIS, faccio una breve citazione dal libro e poi gli cedo la parola. Il benessere di una nazione dipende dal buon governo e il buon governo dipende dalle istituzioni. Sono le istituzioni a dettare le regole del gioco, disegnano l'organizzazione, distribuiscono compiti e responsabilità, dettano i tempi. Dalle istituzioni dipende il benessere della società. Troppo spesso questa cosa o non la sappiamo o la diamo troppo per scontata. E quindi Lorenzo, a te. Grazie mille, innanzitutto buonasera, grazie ancora per l'invito. Ovviamente per me è un onore, ma anche un onere, commentare il libro del professor Cassese, perché è un punto di riferimento per tutti gli studiosi di scienze sociali, ovviamente in particolare. Interrompo solo una volta, ti possiamo definire un cassesiano doc da sempre. No, cassesiano doc mi sembra eccessivo. Non possiamo non essere cassesiani. Ho tradito il diritto, essendo un laureato in giurisprudenza per la storia, quindi diciamo un paracassesiano, possiamo dire. Dunque, no, ovviamente il libro è estremamente ricco di spunti, ha la capacità, diciamo, non comune nemmeno in studiosi di questo livello, di tenere insieme l'analisi dell'attualità con invece un'analisi storica istituzionale molto ampia, e quindi secondo me questo è il suo vero punto di forza, che merita la lettura da tanti punti di vista. Io ho segnato qua quattro punti che, diciamo, mi hanno particolarmente colpito, che mi piacerebbe commentare, appunto tutti abbastanza tarati sulle istituzioni. La prima è il rapporto tra globalizzazione e Stato, perché questo è un punto, diciamo, fondamentale che sta emergendo ovviamente negli studi degli ultimi anni, ma su cui ancora dovremmo confrontarci, penso, a lungo nei prossimi anni. Che mostra benissimo, attraverso gli scritti del professor Cassese, come in realtà, diciamo, quello che noi consideriamo lo Stato moderno, lo Stato come centralizzazione del potere, non sia sparito, si sia dissolto, si sia disintegrato, come spesso è stato scritto anche nella letteratura politologica, nella letteratura storica, ma si sia piuttosto disaggregato, cioè si sia disposto su molti livelli, anche attraverso delle forme nuove, ma questo pone degli interrogativi estremamente interessanti. Primo è appunto proprio il fatto che lo Stato, troppo spesso dato per morto, è ancora molto vivo e molto presente, lo abbiamo visto con questa pandemia, nel bene e nel male.
Il secondo è proprio l'affermarsi di tutta questa serie di regolatori globali, di tribunali sovranazionali, una vera e propria rete, un grande network pubblico-privato, che di fatto costituiscono uno dei vincoli esterni alle nostre democrazie e che chiaramente pone una serie di sfide. La prima forse è quella diciamo dell'accountability poi di questi corpi, di questi global regulators, cioè se effettivamente agiscono nell'interesse dei titolari di quegli interessi e quindi come, con quali procedure questi possano essere fatti valere, in un'ottica anche più ampia, diciamo, di ragionamento sul rapporto tra il territorio, cioè noi abbiamo una vita che è per molti aspetti dematerializzata grazie alla tecnologia, grazie al progresso economico, ma per molti altri ancora molto territorializzata, e quindi capire, diciamo, come tenere insieme questo binomio globo-territorio, e su questo ovviamente le riflessioni del professore sono molto importanti e che ci lasciano anche immaginare degli spiragli di futuro, diciamo, su quelle che possono essere le nuove forme di Stato e di, per certi versi, democratizzazione dell'amministrazione, sia su scala nazionale, ma in particolare sovranazionale. Secondo punto è quello dell'Europa, non ne abbiamo ancora parlato, ma ovviamente il professore dedica giustamente ampio spazio alla questione europea, con termini molto ottimistici che io condivido dal lato, diciamo, della circolazione delle persone, dal lato della formazione di un mercato unico che ha accresciuto la ricchezza e anche la cooperazione tra governi europei, forse appartenendo io a una generazione che si è laureata al picco della crisi economica, sono meno ottimista su altre questioni, nel senso che penso che l'Europa sia ancora un condominio, appunto per usare proprio parole di Cassese, incompleto, nel senso che è stato costruito intorno a questa idea economico-funzionale che è partita forse dal tetto, trascurando spesso le fondamenta. Quindi noi oggi ancora, diciamo, non abbiamo una Costituzione europea, non siamo riusciti a farla, è ancora regolata da trattati. C'è una blanda rappresentazione di un principio liberale fondamentale, che è quello del no taxation without representation, e vedremo nei prossimi anni se andremo o meno verso questo principio. Abbiamo appunto ovviamente un Parlamento che non è ancora del tutto equiparabile a quello delle democrazie nazionali, e quindi forse su questo, diciamo, bisognerà fare un ragionamento, cioè se l'Europa sarà in grado di fuggire dallo Stato-nazione tout court per andare verso una forma più europeizzata, quindi in cui ci sia appunto proprio un'articolazione di poteri intorno ai principi liberali sovranazionali. Fino ad oggi mi pare, diciamo, che ci siamo riusciti, ma in modo frammentato e con molti strappi. E mi sembra che la strada, diciamo, verso l'Europa politica o verso, ecco, democrazie multilivello compiute sia ancora difficile, sia piuttosto in salita per le tante pulsioni che vediamo interna agli stati, sia nazionalistiche, sia per certi aspetti imperiali, per quelle potenze che hanno un passato di tipo imperiale. Quindi diciamo che l'Europa mostra degli aspetti chiaroscuri da questo punto di vista, e proprio sul piano istituzionale, a mio avviso, sconta la maggiore difficoltà. Probabilmente si potrebbe immaginare un'Europa, diciamo, costituzionalizzata intorno a poche competenze, quelle realmente sovranazionali, e che queste competenze siano poi finanziate attraverso le tasse dei cittadini europei. Quindi su questo pure, diciamo, ci sarà parecchio materiale di discussione in futuro. Il terzo punto, di cui poi mi sono occupato di recente nel mio ultimo saggio, è quello del rapporto tra competenza e rappresentanza. Il professor Cassese mette molto l'accento sulla competenza, quindi la necessità di avere competenza all'interno, in particolare delle istituzioni pubbliche, ma più in generale di andare verso un paese, l'Italia, con un maggior tasso di alfabetizzazione, un maggior numero
di laureati. Io condivido estremamente diciamo, mettere in guardia dai pericoli dell'iperdemocrazia. Abbiamo visto che genera mostri, uno dei quali è questa strana bestia del Movimento 5 Stelle. Però allo stesso tempo, diciamo, sono più tiepido su alcuni aspetti della competenza, nel senso che poi un eccesso di competenza, cioè di disegno delle istituzioni solo esclusivamente intorno alla competenza, rischia forse di creare da un lato dei burocratismi o dei dirigismi eccessivi e dall'altro lato appunto un meccanismo forse di irresponsabilità da parte degli esperti, cioè che questo mondo degli esperti per molti aspetti da lì parte tutto quel filone di polemica che anche diceva Ferrero, che poi Ferrera, che ha molte sfaccettature, perché questi gruppi vengono sentiti per molti aspetti, a gran parte della popolazione, come qualcosa di estraneo a se stessa, cioè come se fossero un corpo estraneo, quasi avendo, diciamo, la caratteristica degli ordini medievali, cioè di attribuirsi, diciamo, uno status che viene dato e definito dalla competenza in particolare data dalle grandi università, questo negli Stati Uniti, e che, diciamo, sfilaccia proprio quel rapporto tra competenze e rappresentanza, cioè pone questi gruppi di advisor, queste istituzioni non rappresentative, non maggioritarie, distanti, ed è giusto per certi versi che siano così, ma forse eccessivamente incontrollate dai poteri democratici. Nessuno pensa di poter eleggere il governatore della banca centrale, ovviamente, però è bene anche che ci sia un sistema di rendiconto che ovviamente già lo stesso Plutarco nelle democrazie gli antichi sottolineava nei confronti di queste istituzioni. Anche questo mi sembra un grande tema su cui forse anche da quello che viene definito in maniera brutale, diciamo così, establishment, diciamo, si è fatto ancora una poca riflessione o poca autocritica, anche se in realtà stanno emergendo alcune riflessioni anche nell'ambito delle banche centrali. L'ultimo libro di Tucker su questo è molto interessante, ad esempio. E poi l'ultimo punto su questo è che io qui appunto sono molto liberista, come sanno anche i nostri amici di Lodi Liberale, nel senso che aumentare il numero di laureati o comunque aumentare il livello di competenze del paese non crea, o non penso che possa creare automaticamente ricchezza, nel senso che la ricchezza viene creata dalle attività produttive, viene creata dal mercato, la possibilità, diciamo, di liberare energie, e poi questa liberazione di energie può farci andare verso una società più alfabetizzata, no? Per molti aspetti la grande alfabetizzazione negli Stati Uniti deriva dal fatto che sono stati il paese prima dell'industria, poi della finanza e della grande tecnologia, e quindi forse, diciamo, ribalterei la questione, cioè è la ricchezza che domanda competenze, quindi forse noi dovremmo prima di tutto pensare a liberare queste energie e poter dare maggiore possibilità di creare lavoro, di creare ricchezza appunto agli imprenditori o comunque alle attività di tipo economico. Un'ultima riflessione su cui vorrei, insomma, chiudere è più legata al ruolo dell'Italia. Professor Casese accenna molto ovviamente al problema dell'amministrazione, quindi al problema soprattutto di una creazione di una classe amministrativa, di un'elite amministrativa che sappia rendersi nel problema italiano più libera, più indipendente dalla politica e anche capace di filtrare meglio le eccellenze all'interno dell'amministrazione pubblica. Quindi, diciamo, l'idea di creare una sorta di nobiltà di Stato per molti aspetti alla francese, che però per la nostra tradizione amministrativa politica sembra essere molto difficile, no? Ci sono dei policy paradigm, dei paradigmi di policy che rendono particolarmente complesse la costruzione di questa elite, quel fuggire, diciamo, dalla politicizzazione. Dall'altro lato, diciamo, legato a questo, c'è forse l'idea invece al contrario di pensare in modo diverso il rapporto tra governo e territori.
Nel senso che anche qui noi ci troviamo di fronte, la pandemia l'ha messo bene in evidenza, di fronte a questo centralismo debole, per cui lo Stato centrale è troppo debole per quartare i territori, ma allo stesso tempo i territori non sono abbastanza forti da spingere lo Stato verso una federalizzazione maggiore. Io di impostazione sono più, diciamo, tendo ad essere più federalista e quindi penso che le due cose non si escludono, cioè costruire una migliore classe amministrativa, ma una ripartizione dei poteri più sussidiaria o che comunque includa di più comuni, unioni di comuni, province, nella loro capacità anche fiscale, diciamo così, potrebbe essere una soluzione da valutare per il futuro dell'Italia, anche perché c'è questa strana caratteristica del nostro paese per cui dei sistemi presidenziali di fatto vengono accettati, sono stati accettati dagli italiani a livello locale, mentre a livello nazionale continuiamo a avere una situazione di grande frammentarietà, di grande instabilità politica, e quindi si vede proprio lo scarto, diciamo, tra la riconoscibilità del governo locale e dei governi locali e invece la fragilità delle istituzioni centrali. Da ultimo, ho apprezzato molto ovviamente il finale tocquevilliano del professor Cassese, cioè legato alla necessità di rivitalizzare la società, di cercare in un certo qual modo di riorganizzare il potere, riorganizzare le funzioni, ma allo stesso tempo anche spronare moralmente una società come quella italiana, che molto spesso appare non solo diseguale a livello geografico, a livello politico, ma appunto anche dal punto di vista della vivacità culturale, associativa, comunitaria. E probabilmente questo può tenere insieme anche il discorso della sussidiarietà e comunque di costruire delle democrazie multilivello che partano dal basso per poi legittimare l'alto. Diciamo, quello che forse dobbiamo evitare in questo tempo è quello di avere, diciamo, una sorta di sfiducia dal basso e delegittimazione dall'alto, per andare al contrario, cioè avere una fiducia dal basso e una autorità dall'alto, per appunto parafrasare Tocqueville e per parafrasare anche l'abate Seyès. Da ultimo, probabilmente solo attraverso il mettere insieme tutte queste suggestioni che ci dà il professor Cassese e cercare di tradurle, come è molto difficile da dire, in concrete riforme istituzionali, ma anche appunto culturali, è il modo forse per fronteggiare l'elemento cardine per il futuro del paese nei prossimi anni, che è il rapporto con il vincolo esterno. Perché noi appunto continuiamo ad avere due tipi di approcci, qui rientra il discorso ovviamente del sovranismo, che sembrano essere opposti e quasi inconciliabili. Cioè, da un lato la giustificazione delle riforme in nome del ce lo chiede l'Europa, che però mi pare manchi molto di legittimità politica, poi alla fine anche il ce lo chiede l'Europa, come notava benissimo il professor Ferrera, viene in un certo qual modo smontato dal sistema stesso, no? Che tende a corporativizzarsi, e dall'altro lato la reazione invece sovranista, che continua a rappresentare l'Italia come qualcosa che non è, quindi come una grande potenza che, se riacquisterà il controllo su alcune questioni, poi sarà in grado di imporre la propria forza all'esterno e di vivere un nuovo Eldorado, ma che è una strada realisticamente impraticabile per le condizioni date, per le condizioni economiche, per le condizioni finanziarie, per la costruzione europea. E quindi forse qui, diciamo, la realizzazione di tutte queste suggestioni può determinare un rafforzamento del vincolo interno, che forse è solo l'unico modo, quindi la capacità di autoriformarsi, autocorreggersi, per gestire il vincolo esterno, cioè per non avere né una sudditanza, diciamo, esterofila, o ricondurre tutta la domanda politica a ce lo chiede l'Europa, ma dall'altra parte per evitare tutti i passi falsi e le false promesse del sovranismo. Grazie. Grazie Lorenzo. Prima di cedere la parola nuovamente al professor Cassese, credo che possa essere utile ascoltare
intervento o una domanda da chi è a casa, che adesso vi dico esattamente chi è, che è Gianna Gancia, che è un europarlamentare, direi liberale doc, e che ha avuto il merito straordinario nella sua opera di amministratrice come presidente della provincia di Cuneo di digitalizzare completamente e pubblicare sul sito l'opera omnia di Luigi Einaudi. Quindi ci fa particolarmente piacere che abbia deciso di ascoltare e che quindi voglia intervenire. Gianna. Grazie Lorenzo e grazie, complimenti davvero per queste iniziative. Questa sera è stata una serata bellissima e domani comprerò il libro del professor Cassese che non ho ancora letto. Sono velocissima, mi ha fatto molto piacere l'accenno al concetto di Beruf da parte del professor Cassese, perché molto spesso è dimenticato anche per chi crede nella politica e ha voglia di dare il proprio contributo, proprio perché la sente come, non voglio essere, usare un termine troppo forte, ma come una missione. E, inoltre sono stati interessantissimi anche gli interventi dei due professori. E, il professore, scusate, non ho il nome, il sì, professore Ferrera ha sicuramente dato importanti suggestioni, ma io credo che occorra comunque ancora, per quel che riguarda nel nostro interno, io sono europarlamentare, però vedo un'Italia che non è ancora completamente definita. E credo che quindi sia importante ripartire, riprendere in modo serio e costruttivo il tema del federalismo. Io ho avuto, sono stata, ho lavorato presso l'azienda di famiglia per 15 anni e avevamo, diciamo, stabilimenti e interessi un po' in varie parti d'Italia. E, assolutamente, quindi parlo in questo momento da imprenditrice, l'Italia è disomogenea e quindi diventa anche difficile proprio per il legislatore emanare leggi, scrivere leggi che possano essere poi applicabili in tutte le parti del paese. Io ringrazio tantissimo tutti voi, è stata una serata piacevole e continuerò a stare collegata per sentire le ultime, diciamo, tiriamo le conclusioni, ecco, usciamo da questa serata con qualcosa di bello. Sicuramente la speranza ce l'abbiamo, chi fa politica o chi si interessa di cosa pubblica non può non avere la speranza e quindi è già molto importante. Grazie a tutti, a dopo. Grazie Gianna. Professor Cassese. Poi c'è un'altra domanda dal pubblico, ma magari la facciamo dopo. Ah, dicevo, la facciamo dopo, preferisci raccogliere anche questa domanda? Raccogliamo anche questa, così tiro. Visto che è un altro nome piuttosto noto, e adesso credo che lo possiate vedere, che è Giancarlo Pagliarini, che ci segue costantemente tutte le settimane, e sono le sollecitazioni, è la prima volta che ha deciso di intervenire, quindi... Credo che se togli il muto ti possiamo sentire, Giancarlo. Vediamo se ce la facciamo. Per il momento ho tolto. no. Eccoti, eccoti. Ci sono? Ti sentiamo, sì, adesso Ah, sì. benissimo. No, proprio una domanda velocissima. Buonasera, buonasera a tutti. Lorenzo Castellani ha detto una roba che mi ha colpito e che in realtà mi fa anche sognare, no? Ha detto, gli ha chiesto se l'Europa sarà in grado di fuggire dallo Stato-nazione. Perché vede, secondo me proprio sono gli Stati-nazioni quelli che bloccano l'Europa e secondo me nel mondo comandano quelli forti e l'Europa non è forte perché non parla mai con una sola voce, perché non c'è l'Europa. Ci sono questi Stati-nazioni con i loro, come diceva Castellani, pulsioni nazionalistiche o addirittura imperiali. Ecco, sarà mai possibile arrivare
mi auguro, a una vera Europa. Cioè, per me la Baviera non è estero. In Europa non deve esistere la parola estero. Vorrei avere un cittadino della regione d'Europa Sicilia e un cittadino dell'Europa, della regione d'Europa Baviera, piuttosto che Catalogna. Cioè, riusciremo mai, secondo lei, a staccarci dagli stati-nazione? Per me gli stati-nazione hanno un... Va bene, lì il posto nella storia, ma stanno bloccando la qualità della vita e il futuro di noi cittadini europei. La vedo così. Grazie, Carlo. Diciamo che un intervento di un federalista ad hoc ci serviva. Professor Cassese, la palla a lei. Grazie. Mi dà quanti minuti? 5, 10? Quelli che le servono. No, vabbè. Dunque, io ho preso nota e vorrei cominciare proprio dalla sua osservazione relativa ai partiti. Non so perché esprimesse un dubbio sul tema del numero degli iscritti, ma le vorrei replicare con le parole di Benedetto Croce, un saggio del 1950, molto breve, che io ho ripubblicato 2 anni fa, in un volume intitolato Il popolo e i suoi rappresentanti, dove Croce spiega la funzione fondamentale dei partiti, che è quella di fare da collante tra Stato e società. Allora, se i partiti sono lo strumento di trasmissione, di dialogo tra Stato e società, i partiti non possono essere dei comitati centrali. Mi è capitato recentemente di una persona che mi chiedeva, un giovane mi chiedeva, ma io vorrei iscrivermi a un partito, ma come faccio? Cioè, mi iscrivo alla direzione del partito, perché l'articolazione territoriale dei partiti praticamente non esiste più. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo tener conto dei partiti come struttura sociale, non come forza politica di vertice che è presente in Parlamento. Le osservazioni del professor Ferrera sono 2. La prima è: perché la nostra amministrazione è orientata al processo e non al prodotto? Questa mi pare che sia l'osservazione di fondo del professor Ferrera. Ora, io ritengo che alla base di questa malformazione della nostra amministrazione, cioè di tener conto solo del processo, del modo in cui si raggiunge una decisione, e quindi formalismo per intenderci, e non del prodotto, ci sono 2 elementi. Il primo elemento è un elemento culturale che non va sradicato del tutto, perché la rule of law è importante, cioè dobbiamo renderci conto che se si stacca il potere esecutivo dal potere legislativo, il potere esecutivo acquisisce una sua legittimazione autonoma e si crea un conflitto tra coloro che siedono in Parlamento e il potere esecutivo. Ma poi c'è un problema più importante. Il problema più importante è che in realtà siamo ormai da circa 40 anni dominati dall'idea che, e dato che l'amministrazione non funziona, bisogna che le leggi siano auto-esecutive. Io ho fatto una piccola raccolta delle dichiarazioni di ministri che hanno fatto questa dichiarazione. Occorre che le leggi siano auto-esecutive. Ora, questa è una dichiarazione di sfiducia nell'amministrazione, ovviamente, ma questo è anche un obiettivo che viene raramente raggiunto, perché è difficilissimo avere una legge che si applichi da sola. E poi è uno strumento con il quale si legano le mani all'amministrazione. Se voi aggiungete a tutto questo la quantità di controlli preventivi, Sidney Sonnino, non oggi, ma tanto tempo fa, Sidney Sonnino disse una volta che i controlli preventivi sono illiberali, perché i controlli preventivi assumono che la persona debba avere un angelo custode, ogni soggetto della pubblica amministrazione deve avere un angelo custode sulla spalla, no? E questo è il concetto di controllo preventivo. In uno Stato liberale i controlli preventivi non ci sono.
ci sono i controlli successivi. Ogni persona è tenuto a conformarsi alla legge e se non si conforma alla legge c'è un controllo successivo. Ora, la somma di questi due elementi, da un lato l'esondazione legislativa che cerca di delimitare ogni minima azione dell'amministrazione, invece di fissare solo fini e poteri, e dei controlli preventivi che si sommano a quelli successivi, perché ci sono anche i controlli successivi, fanno sì che l'amministrazione in questo momento, infatti si chiama amministrazione difensiva, perché si chiama amministrazione difensiva? L'amministrazione evita di decidere perché qualunque decisione è vincolata da un lato e controllata dall'altro in maniera preventiva e insomma, quando si legge che a un direttore generale del Ministero dell'Economia e Finanza è stato richiesto di restituire allo Stato 3 miliardi di euro per via del modo in cui viene realizzata la politica del debito pubblico in Italia, secondo voi quelli che prendono delle decisioni e mettono la firma sotto gli atti, secondo voi come si sentono? Questa è una domanda chiave, capito? Poi ci sono le debolezze interne dell'amministrazione, perché sapete, l'amministrazione è oggi composta da una bella quantità di personale, ma molto cospicua, che non è stata mai reclutata in base a un concorso, quindi non in base al criterio del merito, quindi non in base al criterio della competizione, nel competitive examination, come dicono gli inglesi. E poi c'è l'ultimo problema, che è chi si preoccupa delle motivazioni della pubblica amministrazione. Un qualunque direttore generale personale di qualunque azienda privata innanzitutto si preoccupa delle motivazioni, di che cosa spinge i dipendenti a lavorare, che cosa può spingere a lavorare di più. Ma ce n'è qualcuno che se ne interessa nell'amministrazione italiana. Il problema è rispettare le leggi. E qui vengo al secondo problema posto dal professor Ferrera, che è quella della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Io ho letto il testo del decreto legge, articolo unico, articolato in moltissimi commi, che dovrebbe regolare, ma che è oggetto di contestazione questa materia. Lo ritengo inficiato da un errore di fondo, che è questo: di partire dall'esterno della pubblica amministrazione, assumendo che la pubblica amministrazione possa diventare un mero esecutore. Ora, nella pubblica amministrazione italiana, che funziona certamente male, ci sono anche delle eccellenti persone, e la domanda che ci dovremmo porre oggi è: ma perché non vengono prese queste eccellenti persone, valorizzate e utilizzate, salvo poi fare degli innesti esterni? Se un albero di frutta non funziona, che cosa si fa? Lo si taglia e si pianta un altro albero, o su quell'albero si fanno degli innesti in modo che quell'albero possa produrre meglio? E non pensate voi che questa sia la politica che bisogna seguire? E allora perché creare una struttura esterna all'amministrazione con i famosi 6 super manager, che poi si vale come soggetto attuatore delle pubbliche amministrazioni, cioè uscire all'esterno per andare all'interno? E poi l'ultima osservazione è molto semplice: il recovery plan deve essere realizzato entro il 2026. Per mettere insieme tutta quella struttura ci vorranno da un anno e mezzo a 2 anni. Saremo al 2022 e secondo me al 2026 non avremo fatto se non un quinto, come d'altra parte siamo abituati a fare quando ci sono le risorse europee. Quindi io penso che sia stato proprio un errore di fondo quella di non partire dalla valorizzazione del personale interno, anche perché, e questa è l'ultima obiezione, e anche perché voi ve l'immaginate
qual è la reazione di un direttore generale, che vi posso dire, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sa che tutti i compiti sono stati trasferiti all'esterno e che lui viene chiamato per eseguire il compito A e il compito B. E le firme poi le deve mettere lui, e intralcerà tutti i giorni l'attività di questo corpo esterno. Passo, selezionandone due o tre, alle osservazioni di Castellani. Io ho un euro-ottimismo innato, nel quale aggiungo un euro-ottimismo prodotto dagli ultimi eventi. Io ritengo che questa crisi abbia portato, dando ragione a una famosa frase pronunciata nel 1974 dal cancelliere tedesco Helmut Schmidt, l'Europa vive di crisi, e poi ripresa due anni dopo nei memoir di Jean Monnet. Io penso che questa crisi abbia portato l'Europa a una svolta fondamentale. Primo, l'Europa, che è un gigante regolatorio, non aveva uno dei poteri fondamentali di un potere pubblico moderno, e cioè the power of the purse, il potere della borsa, o ne aveva molto limitato. Tanto per intenderci, se voi prendete il bilancio settennale che è stato appena approvato, 1.074 miliardi, lo dividete per i 7 anni, il bilancio dell'Unione Europea è di circa 150 miliardi all'anno. Ora, il bilancio dello Stato italiano è di 850 miliardi. Domanda, è possibile che l'Europa possa essere questa piccola, come dire, formichina, avendo poi come numero di abitanti 440 milioni di abitanti, mentre l'Italia ce n'ha 60? Però con questo passaggio noi abbiamo un'Europa che deve fare un debito di 650 miliardi, la terza tranche è già stata emessa, e l'Europa per la prima volta conquista il ruolo importante di intermediario finanziario, cioè raccoglie debito e naturalmente domani anche risorse fiscali e le distribuisce attraverso gli stati, ma le distribuisce, come dire, avendo un potere redistributivo che per esempio ci porta in Italia a 209 miliardi contro i 100 miliardi della Francia. Eppure la Francia non ha bisogno, cioè diciamo la Francia non è da meno in termini di popolazione. Questo è il primo passo fondamentale avanti. Il secondo passo è il regolamento che credo che sia stato pubblicato stamattina o viene pubblicato domani mattina sulla cosiddetta condizionalità che realizza per la prima volta l'articolo 322, primo comma, lettera A, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che come diceva, si aspettava Pagliarini, giustamente, dice quando si afferma uno Stato. Beh, qui si afferma perché a questo punto l'Ungheria e la Polonia vengono chiamate a rendere azione e quindi diciamo c'è un potere centrale che si afferma sui poteri regionali che sarebbero quelli statali. E questo secondo me sono due passaggi fondamentali. Io a Castellani vorrei dire che la tesi che c'è un rapporto tra istruzione e ricchezza che è invertito rispetto a quello che piace a lui non è mia, è una tesi molto diffusa, è l'ultimo che l'ha espressa con molta ricchezza di argomenti, è un nostro economista che insegna in America, Enrico Moretti, in quel bel libro sulla nuova geografia del lavoro, in cui fa un'analisi molto precisa del rapporto stretto che c'è tra l'un aspetto e l'altro. Ecco, la nobiltà di Stato, secondo me, è noblesse d'état, insomma, come dicono i francesi, è un elemento fondamentale di un'organizzazione, in questo caso dello Stato italiano, ma anche dell'Unione Europea.
e noi dovremmo cercare di rafforzare questo insieme di elite, perché sapete, il problema dell'elite non è l'errore di quelli che hanno parlato di casta, è quello di non capire che ci possono essere delle elite non elitiste, se mi consentite questa espressione. Cioè, se nelle elite si può tutti possono accedere, primo. Secondo, se si accede non in base ai criteri stabiliti dall'elite, ma in base a criteri generali determinati da tutti. Se tutti sono ugualmente intitolati a accedere all'elite, e se a tutti si dà una seconda chance di accedere, la carriera aperta ai talenti, ve la ricordate questa espressione? È dei rivoluzionari francesi. E fu ripetuta naturalmente molto da Napoleone, insomma. E i rivoluzionari francesi l'avevano tratta dagli illuministi francesi. E ci sono pagine di Voltaire e di Diderot, e sapete da che cosa gli illuministi francesi erano stati ispirati? Dai viaggi dei missionari francesi in Cina, dove avevano studiato il modo di selezione di quelli che noi oggi chiamiamo mandarini. Naturalmente l'espressione cinese è un po' diversa, ma era semplicemente la creazione di una nobiltà di Stato, una nobiltà che si acquisiva non per ragioni di sangue, ma per merito. Se vi leggete i saggi di Balache sulla costruzione della burocrazia cinese nell'epoca Ming, vedete che erano sottoposti a delle prove, che naturalmente in quel caso lì erano di calligrafia, di filosofia e di letteratura, che duravano persino 2 anni e spesso venivano chiusi per non essere, come dire, non copiare i compiti di un altro, va bene? Venivano tenuti chiusi per settimane, per mesi, fino a che non avevano terminato il loro compito. E così acquisivano il diritto di essere riconosciuti come dei competenti e di far parte di quella che era la macchina di un impero cinese che, non ce lo dimentichiamo, è l'unico Stato che esiste al mondo continuativamente da, diciamo, parecchi millenni. E quindi, come dire, dobbiamo imparare qualcosa. Come hanno imparato gli illuministi francesi, dobbiamo imparare da questa esperienza, perché è un'esperienza che ha dotato un impero di oggi di 1.400.000.000 di persone, ha dotato questo impero di una struttura capace che, badate bene, in realtà si ripete ancora adesso. Se voi andate a vedere i titoli di studio della dirigenza cinese, si trovano, come dire, tutte persone che come qualità di livelli intellettuali, qualità di studio e quantità di esperienze, sono parecchie volte in più rispetto alla dirigenza politica e amministrativa che noi abbiamo in Italia. Io spero, temo di aver dimenticato un po' di temi, spero però di essermi tenuto un po', come dire, nei tempi, rispondendo alle questioni fondamentali che mi erano state poste. Assolutamente sì. Io ho, prima di concludere, cerco di, come dire, riassumere brevemente per invitare alla lettura questo bel saggio, facendo contestualmente 2 domande al professor Cassese e magari se qualcun altro vuole rispondere. Innanzitutto, credo che sia importante nell'introduzione, che probabilmente è la parte, come dire, di respiro di tutto il volume, in cui ci sono le 5 caratteristiche degli assetti istituzionali del nostro paese attualmente e 3, come dire, caratteristiche salienti dell'apparato amministrativo italiano. E credo che già queste possano essere uno spunto per la lettura. La prima caratteristica dell'assetto istituzionale è la sostituzione delle decisioni fondate sulla forza del dibattito e della ragione con quelle fondate sulla forza dei numeri. E credo che già questo meriterebbe probabilmente un volume a sé stante. La seconda caratteristica è la tendenza alla nuova concentrazione dei poteri al vertice.
La terza è lo svuotamento del Parlamento, e anche questo, come dire, è quanto mai di attualità una riflessione di questo tipo. La quarta, la prevalenza di temi e problemi immediati e urgenti su quelli importanti e strutturali, il predominio della politica sulle politiche degli schieramenti, sugli orientamenti, sugli obiettivi. Il quinto e ultimo è la mancanza di organi di correzione delle politiche governative. I tre assetti, tre tratti caratteristici dei apparati amministrativi del professor Cassese, l'ultimo lo cito alla fine e poi spiego perché. Il primo è che gli apparati amministrativi sono composti da personale scelto senza criterio e quindi senza concorsi pubblici, scorrendo le graduatorie, con uno spoil system deteriore e quant'altro. L'espansione del sistema penale con sacrificio dei principi di giustizia ed efficienza, qui il professor Castese l'ha illustrato perfettamente con l'esempio del direttore del Dipartimento dei Trasporti in questo caso, ma insomma credo che leggere questo pezzo è molto importante. Chi deve decidere negli uffici pubblici ha paura non per propria disonestà, ma per il protagonismo di accusatori pubblici, procure penali, procure contabili, autorità nazionali anticorruzione, che procedono senza le cautele, la riservatezza, il senso delle proporzioni che dovrebbero reggere la loro attività. E anche questa, vuol dire, è una grande verità. Ecco. L'ultima è, e su cui vorrei fare la domanda, il professor Cassese credo che la identifichi come qualcosa di negativo, cioè sono poche le amministrazioni che fanno, perché molte funzioni sono state esternalizzate, dunque le amministrazioni fanno fare, nel senso che orchestrano e finanziano soggetti privati e pubblici. Ora qui senza come dire, entrare nello stato imprenditore, lo stato regolatore o quant'altro, ecco, vorrei magari se possibile un'articolazione perlomeno da parte sua su un tema che mi interessa, perché l'esternalizzazione mi sembra di capire che possa essere considerata nella sua ottica qualcosa di negativo, principalmente perché depaupera le funzioni, le competenze della burocrazia, comunque degli enti pubblici che poi dovrebbero, al posto che gestire direttamente, poi subordinare, coordinare e regolare. Credo che possa essere vero anche, il contrario, nel senso che potrebbero probabilmente focalizzarsi di più su quello che dovrebbe fare, quindi la cornice di uno Stato liberale e di un ente pubblico liberale, cioè di, come dire, non tanto intervenire direttamente, ma appunto stabilire delle regole. E poi volevo una sua opinione, credo che ne abbia già scritto tanto, però insomma, essendo la di liberale, ci farebbe piacere avere una sua opinione su quello che io in questo periodo trovo, devo dire l'attualità, piuttosto grave, assurdo, probabilmente troppo spesso sottovalutato. Cioè il fatto che, per esempio, il Presidente del Consiglio, ma in generale, sia nella comunicazione, ma all'interno delle norme, ci sono le azioni che sono consentite. Io trovo che sia gravissimo che ci siano delle azioni consentite. Uno Stato liberale, tendenzialmente, è quello in cui ci sono i divieti inseriti nelle norme, non quello che ci è consentito, come se ci fosse una sorta di monarca che concede, peraltro, spesso, quelle che sono libertà costituzionali. Credo che sia gravissimo, ma quello l'abbiamo superato. Decisioni che vengono prese, precedute da una conferenza stampa che annuncia dei decreti che non sono ancora stati pubblicati, mandando sostanzialmente nella confusione più totale i cittadini, i lavoratori, le imprese che poi devono applicare questo tipo di norme. Credo che lo strumento del DPCM, mi piacerebbe sentire che cosa ne pensa, l'ho già letto, ma insomma ci piacerebbe sentire che cosa ne pensa il professor Cassese? Oggi non è più utilizzato, ma insomma l'utilizzo all'epoca di questo tipo di strumento. E poi in più, credo che sia una cosa personalmente la ritengo un'aberrazione, che è quella delle raccomandazioni inserite nelle norme, che siano decreti di vario tipo. Tendenzialmente le raccomandazioni le fanno i politici, i capi di governo, nei discorsi, non dovrebbero essere inseriti nelle norme. Faccio solo un esempio concreto, perché insomma spesso nel ruolo amministrativo che ricopro temporaneamente mi chiede spiegazioni di queste norme che dovrebbero essere più chiare e più applicabili possibili. Molto semplicemente i giorni rossi. Che cosa vuol dire nei giorni rossi? Che sostanzialmente la regola è che è vietato uscire di casa, a meno che ci si rechi per andare a pranzo o a cena, perché non si può andare a pranzo in una parte e a cena dall'altra, nella stessa regione, a casa di amici o parenti, massimo due, con l'aggiunta potenziale di under 14 o disabili, come se questi non potessero essere, come dire, portatori di virus, visto che tendenzialmente la ratio dovrebbe essere quella, a patto che il nucleo di conviventi di destinazione, come dire, non venga, il numero non venga aggiunto per più di due. Ovvero ci si può spostare in due se si è gli unici che si va a trovare, ecco questo. Ma uno dice quindi non ci si può spostare a due alla volta per andare verso la stessa casa. Ovviamente no, è vietato. Beh, allora
ci saranno delle, dire, dei controlli nelle case delle, delle persone. Fortunatamente no, Dio ce ne scampi, a meno che ci sia una delazione, perché tecnicamente quella si, si tratta di vicini che sottolineano che ci possa essere un assembramento. Ecco, io trovo che al netto della condivisione o meno del, della ratio, del, di tutto, ma queste siano davvero delle aberrazioni giuridiche, mi si consenta, dal punto di vista liberale sicuramente, e mi piacerebbe sentire il parere del professor Cassese appunto su esternalizzazioni e quest'ultima parte legata alle norme e agli strumenti utilizzati. Senta Maggi, sulle esternalizzazioni, io parto coi piedi per terra, va bene? Allora, prendiamo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si interessa delle infrastrutture e dei trasporti. E interessando delle infrastrutture e dei trasporti, lei potrebbe immaginare che in quel Ministero due terzi del personale o tre quarti del personale sia composto da tecnici e un terzo sia composto di personale amministrativo che servono o che serve per le pratiche. La realtà è opposta, cioè due terzi sono amministrativi e gli altri sono tecnici. Quando un'amministrazione fa dei bandi per raccogliere idee progettuali, che cosa vuol dire? Vuol dire che quell'amministrazione si è talmente privata di compiti di guida, di progettazione, che di fatto facendo fare non sa più che cosa bisogna fare. Allora, il far fare è una cosa utilissima, ma certo, figuriamoci, ma chi ha mai detto che l'amministrazione deve essere un moloch che fa tutto all'interno? Ma questo non è mai stato vero, tra l'altro. Dico, ma scherziamo, ma diciamo, ma le ferrovie sono diventate ferrovie di Stato con Giolitti nel 1905, ma per 45 anni le ferrovie erano in concessione, insomma, no? Dico, quindi non c'è ombra di dubbio che le attività possono essere esternalizzate, ma non fino al punto che chi esternalizza non sa più che cosa bisogna fare. Perché se a quel punto lì, si arriva a quel punto lì, non c'è più un patrimonio di conoscenze che le consente di dire se quel ponte è caduto, di chi è la colpa della caduta di quel ponte, capisci? Questo è il problema. Quindi no a tenere tutto dentro lo Stato. Certamente far fare outsourcing, esternalizzazione è utile, ma se una funzione è assunta come una funzione che è di interesse collettivo, ci deve essere qualcuno che fa valere la voce dell'interesse collettivo. Se questo qualcuno non c'è più, quando era ministro dei lavori pubblici Stammati, quindi stiamo parlando di tanti anni fa, mi chiese di aiutarlo a capire qualcosa della struttura del ministero. E era stata appena realizzata le regioni, no? Nel 70. E il ministero aveva perduto il genio civile e gli uffici del genio civile, con il trasferimento alle regioni, hanno perduto quella grande tradizione che il genio civile aveva avuto in Italia. Va bene. Allora, poi le strade bisogna farle, capisce? E se non la si fanno, bisogna farle fare. E per farle fare bisogna anche sapere come si fanno le strade, perché poi bisogna andare a controllare per vedere se le strade sono fatte bene, capisce? E se a questo punto non esiste più una risorsa interna, lei capisce bene che lo Stato così a quel punto lì è alla mercé di tutti. Beh, insomma, sulla questione decreti legge di PCM mi faccio ricordare una cosa che purtroppo nessuno ha notato, ma che volevo. Siamo a un tale punto di disattenzione. Il decreto legge, credo, numero 172, che è stato pubblicato ieri mattina dalla Gazzetta Ufficiale, è un decreto legge. Il decreto legge deve essere convertito in legge ed è un potere eccezionale che ha il governo di fare le leggi, perché le leggi le dovrebbe fare il Parlamento. Quel decreto legge riguarda il periodo che va
dal momento dell'adozione del decreto legge, dell'efficacia dell'entrata in vigore del decreto legge fino grosso modo al 6 gennaio, no? Insomma, le norme fondamentali sono queste. Secondo lei sarà mai convertito in legge in questo periodo di tempo? E se quel decreto legge, come è molto probabile, verrà convertito in legge il 15 gennaio, secondo lei la funzione legislativa chi l'ha svolta? Perché ammesso che la conversione in legge di una legge che ha... Perché quella legge, quando sarà convertita in legge, non esiste più, non ha più bisogno di essere convertita, perché il suo comando l'ha esaurito e si è consumato il suo potere, capisci? Beh, questo, insomma, se ci fosse un Parlamento un po' orgoglioso dei suoi compiti, quel Parlamento lavorerebbe giorno e notte, anche il giorno di Natale e la notte di Natale, per convertire in legge con tutte le modificazioni necessarie quel decreto legge, perché una cosa così è un aggiramento del Parlamento. Infatti uno dei leader dell'opposizione l'ha detto: io sono pronto a lavorare giorno e notte. E questa è una cosa grave. E la stessa cosa, legga le prime quattro righe di quel decreto legge. In quelle prime quattro righe, che non si capiscono naturalmente, in quelle prime quattro righe c'è, in un decreto legge, un rinvio per il contenuto del provvedimento, cioè per l'ordine che viene dato a 60 milioni di cittadini italiani, un rinvio a un DPCM, cioè a un atto amministrativo. Secondo lei, dal punto di vista giuridico, questo che cos'è? Questo sostanzialmente è un atto che fa forza di norma, di legge, fonte del diritto, che sussume dentro di sé, citandolo, un articolo di un DPCM che così praticamente lo fa diventare indirettamente un atto normativo primario, come una legge, mentre è solo un atto amministrativo firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ecco, io, insomma, io boccerei al primo anno di giurisprudenza, quelli che hanno scritto e quelli che hanno firmato quel provvedimento. E qui, come dire, si aprirebbe la grande discussione del quindi potevano essere emanati i DPCM per contenere sostanzialmente le stesse cose, perché adesso forse si sono resi conto che lo strumento, per quanto con un'ottima osservazione, anch'io non l'ho mai letta, quindi questa osservazione, però, insomma, allora era peggio. Almeno è stato fatto un passo in avanti, perché credo che utilizzare appunto un provvedimento amministrativo per limitare libertà costituzionalmente garantite è una cosa che si è data per scontata, come se fosse fisiologica, normale. Non so, professore, una parola e poi chiudiamo veramente. Cioè, perché io mi ricordo di aver sommessamente, ma tra tanti, di aver sottolineato questo aspetto, e sembrava, come dire, che fosse una sorta di, quindi sia una sorta di eversivi, se si ricorda appunto questa banalità. Guardi, quando fu emanato il primo decreto legge, il numero 6, io scrissi un articolo di fuoco su quello e fu riconosciuto che era fuori legge per due motivi. Primo, perché non aveva un termine, mentre i provvedimenti di carattere straordinario debbono avere un termine. C'è una ricca giurisprudenza della Corte Costituzionale. Secondo, perché aveva un lungo elenco di poteri che venivano conferiti alla pubblica amministrazione e poi c'era una clausola finale che dice tutti gli altri poteri che sono necessari. La rule of law doveva finire, la riserva di legge doveva finire. E l'articolo che riguarda la libertà di circolazione della nostra Costituzione dice che la legge può disporre limiti alla circolazione, primo. Secondo, lo può disporre solo in via generale, va bene? Per motivi che riguardano la salute, la sanità. Quindi, certamente l'abuso dei decreti, ma su questo oramai c'è una letteratura molto ampia,
Ci sono molti scritti di giuristi che mettono in luce che c'è stato un abuso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sono dei meri atti amministrativi e che sono andati a toccare delle materie sulle quali la Costituzione riserva il compito di regolazione al legislatore, perché per gli evidenti motivi che dà, di assicurazione che dà il potere del Parlamento rispetto al potere dell'esecutivo. Basta leggere le leggi Rocco dei primi anni del fascismo e le motivazioni. Quando Rocco morì, Mussolini fece pubblicare in 3 volumi tutti i discorsi parlamentari di Alfredo Rocco. E sono spiegati molto bene il modo in cui nei primi anni del fascismo il potere a poco fu si spostò, diciamo, dal Parlamento all'esecutivo. Insomma, ecco, questo come un ammaestramento storico. Non sto dicendo con questo che abbiamo un nuovo Mussolini, no, sto solamente dicendo che chi ha scritto la Costituzione, consapevole di questo, ha scritto continuamente: ogni volta che si tratta di libertà, la legge può, la legge può, la legge può. Perché dice sempre la legge può? Oppure la legge in via generale può, quindi neppure la legge comunque, la legge solo in via generale. Perché appunto vuole evitare questa concentrazione di poteri. Sa, Montesquieu, L'Esprit des Lois, lo scrisse nel 1748. E come lei sa, c'è un capitolo del libro sesto, se non ricordo male, il capitolo undicesimo dell'Esprit des Lois, che consacra il principio della separazione dei poteri. Montesquieu aveva vissuto 20 anni sotto l'esperienza del Re Sole di Luigi XIV, e nella sua testa, quando lui scriveva quelle parole lì, attribuendole alla Costituzione d'Angleterre, perché lui descrive formalmente la Costituzione inglese, lui pensava al potere che era concentrato tutto nelle mani del Re Sole, va bene? E pensava che la separazione dei poteri servisse per separare i poteri e evitare che ci fosse un eccesso di concentrazione nelle mani di poteri, nelle mani di una sola persona, insomma, che poteva anche gestirlo molto bene, come in effetti poi in larga misura Luigi XIV ha gestito bene il potere, ma che tuttavia, come dire, poteva presentare qualche inconveniente. Ringrazio il professor Cassese, che come dire, dimostra che la durezza degli argomenti si può esprimere con pacatezza, sorriso sulle labbra, competenza giuridica, che non serve urlare per esprimere le proprie posizioni anche di ferma contrarietà. Io, prima di ringraziare gli ospiti, invito chi ci sta ascoltando e magari anche i nostri relatori al nostro evento. Il primo, settimana prossima faremo una pausa, ma il primo evento del 2022 torneremo a presentare appunto un classico, cioè Il socialismo di Ludwig von Mises, insieme a Lorenzo Infantino, Raimondo Cubeddu e Nicola Iannello, perché crediamo che in un periodo storico in cui l'interventismo statale stia leggermente, per usare un eufemismo, esondando, ritornare a Mises non possa che fare bene. Quindi io ringrazio il professor Maurizio Ferrera per essere venuto con noi questa sera. Grazie professor Ferrera. Ringrazio Lorenzo Castellani, appuntamento per alla presentazione voi del suo libro, la fissiamo, ma insomma L'ingranaggio del potere nel 2022 viene anche all'Odio Liberale. Grazie Lorenzo. Grazie. E ringrazio chiaramente soprattutto il professor Cassese, a cui chiedo già una promessa. Nei classici che nel nostro come dire, programma c'è, le assicuro, non ci siamo messi d'accordo, c'era già lo spirito delle leggi, quindi quando lo tratteremo ci farebbe piacere averla come relatore. Intanto la ringraziamo davvero molto per la sua disponibilità e appunto contiamo di averla nel nuovo anno. Grazie. Buonanotte. Grazie a tutti. Scusate, fermiamo la registrazione. Solo un secondo che fermiamo la diretta Facebook.